Da sempre l'essere umano è alla ricerca continua dell'ordine, un desiderio ancestrale, primordiale, che ci permette di categorizzare le cose cercando appunto uno schema, un contorno, un confine. Ma cosa succede quando quest'ordine diventa una gabbia? Succede che, se vogliamo, il disordine diventa a quel punto un'opportunità. Perché parlo di disordine? Perché di fatto c'è una associazione di promozione sociale, associazione che fa cultura, si chiama appunto Cultura e Armonia, che si interroga proprio sul disordine, sul caos che rigenera, e lo fa nell'ambito di una specifica rassegna di eventi che a Turi avranno luogo e saranno ospitati dal bellissimo Palazzo Cozzolongo. Ed è di questa rassegna che noi vogliamo parlare quest'oggi, lo facciamo con dei graditissimi ospiti. Ho con me qui Emanuele Ventura, presidente onorario dell'Associazione Cultura e Armonia. Grazie. Ben trovato. E poi ancora al suo fianco Irene Martino, curatrice di una delle rassegne all'interno di questo grande evento, la rassegna letteraria nello specifico. Ben trovata anche a lei. Grazie. E poi Cosimo Angiulli, anch'esso curatore e curatore nello specifico della rassegna musicale. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, partirei subito da questo. Il caos che rigenera è un'immagine che a me piace tantissimo. Mi è piaciuto leggerla, forse perché sono una persona tendenzialmente disordinata, però in questo caso mi sento molto in linea con quello che è, come dire, la visione generale. Vorrei partire proprio da lei, Presidente, per chiederle da dove ha origine questa rassegna che da ottobre a maggio del prossimo anno animerà un bellissimo palazzo di cui avremo modo di parlare, ma che lo fa secondo quattro direttrici, quindi a livello veramente multidisciplinare, dalle arti visive al cinema, alla letteratura, alla musica. Da dove, qual è la genesi di tutto questo? Intanto sono felice di essere qui, ringrazio lei, ringrazio la direzione di TRM per averci ospitato e per darci l'opportunità di portare in tutte le famiglie che la vostra emittente raggiunge in Puglia e Basilicata il nostro pensiero. Diciamo che io per ordine non sarei proprio il numero uno, però questa rassegna, grazie anche agli amici di Techmoor che l'hanno ideata, progettata, la stanno seguendo, l'abbiamo voluta perché è giusto che in un ambito di territorio, noi la stiamo facendo a Turi, però ovviamente non è aperta alla gente di Turi, è aperta a tutti. Certo. E stiamo avendo anche già nei primi eventi un notevolissimo riscontro da parte di gente esogena all'ambito di Turi. Perché caos e ordine? Il problema è questo: noi possiamo partire da un presupposto scientifico, ma che è poi storia di ognuno di noi, di ogni giorno. Ognuno di noi ha le sue abitudini, si veste, mangia, dorme, esce, però ognuno lo fa a modo suo, con il proprio con ordine, modalità diverse, quindi segue materialmente un proprio ordine che, a vederlo bene in maniera cronologica, forse è un disordine. Certo. Quindi abbiamo voluto provocare questa riflessione nelle quattro tematiche che lei ha ripercorso un po' prima, proprio perché vogliamo capire come l'ordine e il disordine in queste quattro macro aree si possa rivedere al suo interno. Sull'ordine e il disordine abbiamo milioni e milioni di tomi di psicologia ormai, perché è diventato un fatto proprio psicologico di ognuno di noi. L'ho già detto in un'altra occasione, se noi prendiamo i due grandi fautori di questi libri, di questi tomi, di queste tendenze, ecco, psicologiche, prendiamo Ayman da una parte e Turiel dall'altra, vedremo come per uno l'ordine, Ayman, è una cosa metodica. Mi alzo, mi lavo la faccia, mi vado a fare colazione, insomma, un ordine proprio cronologico, certo, direi proprio ipocandrico alla fine, cioè proprio una cosa di ordine, sì, naturale. Dall'altra parte Thioran dice invece no, il disordine è una cosa naturale, perché l'uomo si comporta in maniera naturale nel suo disordine. Certo. E soprattutto lo dico per lo dica a danno di chi è eccessivamente ordinato, perché abbiamo detto che io e lei siamo disordinati, nel mio caso, certo, sembra che
tutti quelli che sono disordinati siano più intellettualmente più preposti ad apprendere, quindi non dico più capaci o più intelligenti, ma abbiano queste capacità. Quindi noi vogliamo provocare attraverso questa discussione nella letteratura, nella musica, nelle arti visive, nel cinema, vogliamo provocare questa discussione che poi alla fine, in tutte le teorie possibili e immaginabili, ha un unico filo che riconduce ad una cosa certa. L'uomo deve vivere la sua vita nel modo migliore che crede, fosse ordine o fosse disordine, perché alla vita noi dobbiamo dare valore. Noi, la vita per noi è un contratto incomodato d'uso che abbiamo. Quindi essere ordinati o essere disordinati serve poco. Serve invece far sì che della nostra vita facciamo un percorso per tutti, anche perché dobbiamo puntare poi a far riflettere su questi argomenti le nuove generazioni soprattutto. Certo. Le nuove generazioni oggi sfiderei fra ragazzo di serie A, serie B, serie C, non nel senso che c'è una graduatoria, ma varie tipologie umane. Quanti ragazzi in questa logica hanno un ordine nelle loro idee, a partire dalla scuola, quindi dagli studi, dalle conoscenze che deve fare? Quindi è importante che in questo percorso l'ordine e il disordine abbiano una loro criticità, e in questa criticità noi andiamo a scoprire gli elementi di valore che abbiamo, che devono essere sicuramente la genialità, certo, un po' di follia, perché solo i folli hanno cambiato il mondo, le persone integre non l'hanno mai fatto. E quindi diciamo, questa è la nostra provocazione che vogliamo fare su questa tematica e in questa rassegna. Ecco, e mi piace molto, perché sostanzialmente questo è il senso anche della rigenerazione, il caos che rigenera. D'altronde effettivamente c'è questo concetto di entropia nel mondo che crea le idee, che crea il cambiamento, e si può ovviamente immaginare come sia dal cambiamento che poi nascano le cose e si evolvano le cose del mondo. Una rassegna effettivamente molto vasta, disordinata in senso positivo, in questa stessa maniera, che tocca i più svariati ambiti. Se vogliamo, possiamo dare dei limiti e dei confini secondo quattro direttrici, abbiamo detto, quindi quattro rassegne nella rassegna, a partire, lo chiedo a Irene Martino, a partire dalla rassegna letteraria, che ha a che fare col concetto di ordine e con le donne che hanno in qualche modo sovvertito questo ordine con la propria penna, con le proprie idee, con le proprie storie. Sette titoli, sette appuntamenti, ma ce ne saranno poi anche degli altri in programma. Raccontiamo un po' questa parte letteraria. Sì, riprendendo un po' anche alcuni dei concetti che sono stati già appunto esposti, noi ci siamo chiesti, ma il disordine che cos'è e l'ordine? In realtà da questo tema siamo un po' tutti attraversati, no? Perché ci troviamo quotidianamente a fronteggiare delle questioni di ordine e quindi a combattere un disordine che può essere spaziale, un disordine che può essere temporale, ma un disordine che quando diventa mentale può diventare pericoloso, no? E in questo senso noi siamo stati abituati a concepire l'ordine come, appunto, lei diceva, come un sistema valoriale della nostra cultura occidentale. Non so, pensiamo a proprio dei termini che sono entrati nel nostro immaginario culturale da sempre, dall'aborigine, dalla nostra cultura occidentale, con Aristotele che parlava di metriotes come appunto misura ed equilibrio, o lo stesso Orazio, es modus in rebus, ricordiamo tutti quanti, abbiamo studiato a scuola, quindi ci vuole misura nelle cose. Seneca ricordava che per raggiungere la serenità, che poi diventa anche felicità, ci vuole un equus animus, cioè un animo appunto giusto, equilibrato. Però il problema è che oggi, come afferma anche il filosofo Remo Bodei, ci troviamo in una società che tende, soprattutto per la parte irruenta, la parte giovanile, ad operare uno sconfinamento continuo dei limiti.
questo sconfinamento che poi diventa una delegittimazione dei limiti. Certo. Ma allora che cos'è il limite e che cos'è l'ordine? E noi siamo partiti proprio interrogandoci dal punto di vista letterario su quella che è la radice etimologica di questo termine, disordine, quindi recuperando il prefisso che è greco-latino, dius, dis, che significa non soltanto contrario ma anche diverso. E quindi è in questa diversità la chiave di lettura della nostra rassegna, cioè recuperare un senso diverso della realtà, recuperare un senso diverso del mondo. E che cosa comporta il recupero di un senso diverso? Recupera la capacità di riorientarsi nel mondo in modo differente, in modo nuovo, e dunque significa accogliere nel proprio seno, nella propria forma mentis, un'idea nuova, diversa di mondo. E sul piano antropologico e sul piano biologico, chi più dell'universo femminile ha accolto questa diversità? Diversità come non soltanto appunto introiezione del diverso, del nuovo, ma anche come capacità generatrice del nuovo, sì, sul piano appunto, dicevo, biologico. E allora di qui l'idea di avviare una rassegna tutta al femminile, di scritture al femminile, di donne, cioè che si siano interessate proprio di questa possibilità del caos come una forma di rigenerazione, soprattutto di rilettura del mondo, perché la letteratura è questo. La letteratura è una possibilità di guardare al mondo con occhi nuovi, con occhi diversi. E quindi quello che è l'ordinario e diciamo il consueto, negli occhi della letteratura e della scrittura diventa extraordinario, e dunque un dius dis ordine, cioè un nuovo ordine, una nuova modalità di stare al mondo. In questo senso, qualche nome di, ecco, questa rassegna? Abbiamo scelto dei nomi che hanno fatto proprio del caos, diciamo, una forza dirompente della loro letteratura. Nomi che hanno un profilo sicuramente di livello nazionale e internazionale, ma il fil rouge che segna diciamo tutta questa rassegna e quindi anche l'individuazione di queste autrici parte da questa matrice originaria. Allora, il 7, noi abbiamo il 17 novembre abbiamo già avviato la rassegna con Gabriella Genisi. Perché è stata scelta Gabriella Genisi? L'abbiamo detto sia in conferenza stampa, sia nel corso della presentazione. È una donna che ha rivoluzionato un po' nel nostro mondo letterario il modo consueto di vedere l'immagine femminile, facendo appunto della Lolita Lobosco una figura assolutamente rivoluzionaria, fuori dai limiti, disordinata nel senso assolutamente positivo del termine. Non occorre spendere altro, perché naturalmente con Gabriella Genisi, ecco, sfondiamo una porta aperta, quindi a parte il fatto che sia una nostra conterranea, sappiamo tutti quanti, anche grazie poi alla trasposizione televisiva, che cosa abbia rappresentato questa figura di donna all'interno del panorama nazionale, e con degli sconfinamenti in ambito anche internazionale. Proseguiremo invece il 7 novembre trasferendoci in un ambito che non è più quello della narrativa, ma è quello della psicologia, con Donatella Caprioglio. Donatella Caprioglio è una psicologa psicoterapeuta che ha l'insegnamento presso l'Università di Medicina di Bobigny, quindi in Francia, di tecniche della sensibilizzazione dell'ascolto e psicopatologia del neonato. E soprattutto, perché abbiamo deciso di invitare Donatella Caprioglio? Perché dal 2021 lei ha proprio creato un nuovo corso, quindi è stata una pioniera in Italia, cioè di psicologia dell'abitare.
all'interno dell'Università di Padova, precisamente del corso di psicologia, ha creato un corso che in Italia non esisteva. Questa idea le è nata proprio a seguito del lockdown, sperimentando quella purtroppo condizione di deprivazione che abbiamo tutti vissuto, certo, vivendo all'interno delle nostre case, delle nostre dimore, dimore che spazialmente ci avrebbero permesso di condividere o non dei rapporti anche relazionali, con delle conseguenze che sono state positive per alcuni ma deleterie per altri. Quindi un'occasione ghiottissima per Donatella Caprioglio per riflettere appunto sull'abitare e su come noi viviamo l'abitare. I prossimi nomi magari li citiamo velocemente perché c'è tantissimo in questa, sì, rassegna, abbiamo altrimenti allora, poco tempo. Allora andiamo con l'ambito invece filologico, filologia classica, con Donatella Puliga che sarà nostra ospite per il 5 dicembre con una opera, Il mito. Donatella Puliga è docente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena e in Italia rappresenta un nome importantissimo nell'ambito del mito. Diciamo che il suo orizzonte di ricerca è proprio la lettura antropologica del mito nella chiave rigenerativa e quindi nella interpretazione del mito come forma di cosmos rispetto al caos. Proseguiamo poi a fine gennaio, il 30 gennaio è il prossimo incontro, con la professoressa Graziana Brescia, coautrice insieme a Mario Lentano, entrambi docenti presso l'Università di Bari di Lingua e Letteratura Latina, con un altro libro che parla di donne, sempre nell'ambito classico, cioè Scrivere di donne in Roma antica. Sarà un viaggio all'interno del mondo immaginario e non, quindi mondo storico, di una Roma che sarà rivissuta attraverso gli occhi femminili, quindi una Roma completamente nuova, rivisitata e rigenerata da uno sguardo appunto quale quello del femminile. Proseguiremo poi nel mese di febbraio con la filosofa Ilaria Gaspari, un nome noto in Italia, ecco, per non soltanto come filosofa ma anche come scrittrice, tra l'altro Lezioni di felicità, il suo penultimo libro pubblicato nel 2019 è stato tradotto in 20 lingue, quindi ovviamente parliamo di un nome internazionale, anche lei come la Puliga normaliste, e quindi con Ilaria Gaspari ritorneremo però nell'ambito della narrativa con il romanzo La reputazione e poi invece il 20 marzo sarà la volta sempre nell'ambito della narrativa con Claudia Durastanti, romanzo Miss Italia che ha ricevuto il premio Mondello nel 2024. Claudia Durastanti la conosciamo tutti perché è uno dei nomi più importanti della narrativa italiana, il suo esordio nel 2010 ha visto subito il conseguimento di un premio importante, cioè il premio Mondello Giovani, e poi nel 2019 con La straniera finalista al premio Strega, nella cinquina del premio Strega. Dopodiché invece l'incontro conclusivo ad aprile con la professoressa Emanuela Mancino, che è docente ordinario presso l'Università La Bicocca di Milano in pedagogia generale. Anche lei è un nome molto importante nell'ambito della pedagogia italiana perché ha ricevuto nel 2015 il premio nazionale dalla Società Pedagogica Italiana recensita dal CNRR e che ci porterà, ci trasferirà in un mondo immaginario ma reale, il mondo della parola, e attraverso la rivoluzione con Capi delicati per un nuovo vestiario, la sua appunto pubblicazione che presenterà, un mondo che potrà e che permette attraverso la parola di rivoluzionare proprio lo sguardo che noi esercitiamo nella dimensione di una ricerca di quello che è il principio ordine e disordine appunto del nostro vocabolario e del nostro lessico.
Grazie, è davvero una bellissima, come dire, panoramica di quello che ci aspetta, di quello che c'è già stato, ma di quello che ci aspetta, davvero tutti incontri interessantissimi, a cui chiedo a Cosimo Angiulì, fa un po' il paio la rassegna musicale e quindi questa armonia del disordine, ma poi anche quella cinematografica e quella legata alle arti visive. Vabbè, faccio una premessa, io vivo questo conflitto dalla nascita, dato che mi chiamo Cosimo, quindi la radice di Cosimo è... la stessa, certo, di Cosmo e di cosmetica, quindi significa ordine, certo, ma forse i miei genitori non hanno ben capito che poi sarei stato disordinato. E forse gli amici di Techmore mi hanno chiamato anche per questo motivo, sono un esperto di ordine e disordine, cioè sostanzialmente il conflitto che poi ha caratterizzato tutta l'umanità. Certo. Quindi per quanto riguarda, ritorno serio, le proposte artistiche non potevano mancare appunto negli sguardi, i punti di vista delle altre discipline artistiche, che sono le arti visive, la musica e il cinema. Cosa quindi... aspettarci allora? Infatti è successa anche una cosa molto strana che voglio raccontare con gli amici di Techmore. Nella scelta degli artisti avevamo due parametri sostanzialmente di base, cioè l'aderenza al tema della manifestazione, quindi il disordine, e l'aderenza ai valori dell'associazione, quindi artisti prevalentemente pugliesi. Quindi avevamo sul tavolo solo questi due elementi. Il fatto strano è che poi quando abbiamo contattato queste persone non sapevamo a che progetti lavorassero, in realtà tutte stavano lavorando, quasi tutte, a dei progetti sul disordine. Quindi evidentemente, dato che gli artisti hanno il polso della situazione... Nulla succede per caso. Esatto, quindi, evidentemente è un tema che è caldo in questo momento. Quindi cosa dire? Quindi ci siamo accorti che stavano lavorando su questi progetti e quindi se escludiamo il cinema, in cui ci sono anche dei titoli non propriamente recenti, che esplorano anche il disordine da un punto di vista sia familiare che da un punto di vista lavorativo, quindi del rapporto impresa-individuo, anche da un punto di vista ambientale, con i cambiamenti climatici che creano disagio e disordine, certo, in tutti noi. Quindi se escludiamo questi titoli, che sono anche, ripeto, meno recenti, parliamo di artisti contemporanei, quindi di arti visive e musicisti, che si stanno distinguendo in Puglia per il loro lavoro di ricerca, in questo caso sul disordine. E quindi abbiamo una serie di mostre, un paio, che una è già in corso, di Rossella Acea, e l'altra che inizia il leggo, perché non posso andare a braccio. C'è tanto di quella, come dire, esatto, di quel materiale in questo programma. Dal che... 21 dicembre c'è la mostra di Giuseppe Marinelli, viene inaugurata questa mostra di Marinelli. Sono entrambi artisti che hanno studiato all'Accademia di Belle Arti di Bari, ma hanno fatto un percorso di altissimo livello esponendo in tutto il mondo. Rossella Acea ha esposto praticamente dappertutto e Marinelli ha di recente partecipato alla Biennale di Venezia, quindi artisti che portano alto anche il nome della Puglia in tutto il mondo. Per quanto riguarda la musica, abbiamo degli artisti, anche loro fanno parte dell'avanguardia musicale pugliese, prevalentemente di taglio elettronico, perché poi con l'elettronica si possono sperimentare nuove sonorità, certo, e sono molto, come dire, rispecchiano molto l'idea di disordine. Quindi devo fare dei nomi adesso? Se vogliamo, sì, farli, ne facciamo qualcuno, magari, perfetto, velocemente, perché insomma i tempi... Abbiamo Francesco Massaro, ripeto, sono tutti artisti pugliesi che vantano anche partecipazione a festival nazionali ed internazionali molto importanti. Poi abbiamo in particolare, mi viene in mente, Tiziano Parente, uh-huh, che presenta un progetto che si chiama Agenda dei Buoni Propositi. E lui è un laureato in psicologia e porta in scena, nel senso musicalmente parlando, le vicende tratte da un diario di una ragazza tedesca che soffriva di disturbi alimentari. Quindi lui si sofferma sul disordine alimentare. Alimentare, cioè. Quindi sfrutta le sue competenze da medico con la musica, quindi sarà una serata molto interessante. Poi abbiamo un duo melga, che è originario di Massafra, ha studiato pianoforte. E poi un DJ set molto particolare, si chiamano Playgirls from Caracas, sono romane ma sono originarie di Lecce e ci faranno immergere nel mondo queer, che appunto significa senza etichette, quindi
Non plus ultra, insomma, esatto. della libertà, perché se vogliamo disordine è anche questo. Libertà, libertà proprio da ogni confine, da ogni schema. Da ogni etichetta. E da ogni etichetta. Io, visto che abbiamo ancora davvero pochi minuti, vorrei tornare un attimo a parlare con Emanuele Ventura, perché vorrei raccontare qualcosa anche della cornice che ospita tutto questo. Palazzo Cozzolongo di Turi è un palazzo che è stato restaurato, che è stato restituito alla comunità, alla collettività, che è sede dell'associazione, ovviamente, Cultura Armonia, ma di fatto è diventato anche la sede di tutte le associazioni. È una sorta di hub che abbraccia il mondo della cultura e non solo. Sì, intanto Cultura e Armonia è una PS che nasce nel 2024. Marzo 2024, ed ha già un curriculum di tutto rispetto. Non dovrei dirlo io, però sono fatti inconfutabili, quindi posso permettermi. E da dove nasce? Nasce da un'idea che già stava praticando prima, tramite la sua genesi naturale, che è la Willy Green Technology, di cui l'amministratrice, la signora Giovanna Giannandrea, che ringrazio per l'apporto che è il supporto che dà a Cultura e Armonia, abbiamo voluto realizzare. Ha detto lei bene prima. Che cos'è la sede di Cultura e Armonia? Un vecchio palazzo del Settecento che noi abbiamo preso, ristrutturato completamente. L'architetto ha fatto i lavori proprio indispensabili. Abbiamo salvato l'insalvabile. Abbiamo voluto dare anche attraverso questa via un'idea di quello che è la nostra volontà. Non toccare nulla guardando al bello, guardando avanti. Questa è la nostra teoria. Abbiamo ristrutturato questo palazzo, abbiamo voluto denominare a sette stanze, perché sette stanze sono otto con il laboratorio, abbiamo voluto dedicare a personaggi famosi del mondo, del cinema. Ne abbiamo nominato, abbiamo fatto pure una stanza a Gabriella Genisi, che non è morta, perché io sono per le cose, non per la memoria, ma per oggi. E qui sopra che cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto fare un incubatore culturale. E dico sempre, è un palazzo che ha delle mura molto spesse. E siccome dobbiamo far sentire la voce della cultura fuori da queste mura, abbiamo bisogno di gridare, ma di gridare in molti affinché ci si ascolta. Quindi attraverso questo hub, che non è la sola sede, non è la sola sede di Cultura e Armonia, a breve ne verranno fuori altre tre almeno, però diciamo questo rimane l'hub storico, l'hub centrale, dove stiamo portando a sintesi, attraverso la partecipazione di altre APS, un modo d'insieme per far sì che la cultura sia un momento di tutti, e questo è un po' l'obiettivo. Che cosa fa Cultura e Armonia? Noi non siamo sponsor di nessuna iniziativa, non siamo sponsor nemmeno della nostra stessa iniziativa. Noi investiamo in progetti, progetti che sono edificabili, nel senso che non sono case, ma sono progetti culturali, sono progetti di idee che possono essere essenzialmente riparametrati sempre verso il valore dei giovani, per restituire a loro un mondo migliore. Quindi Cultura e Armonia investe in progetti, investe a Turi, maggior parte, ma investe a Conversano, investe a Palagianello, investe a Castellaneta, investe un po' dappertutto dove ritiene che ci siano progetti validi. Faccio un esempio per tutti, per esempio, siccome cultura è cultura a 360 gradi, nella chiesa madre di Turi abbiamo dato il via da più di 15 giorni al restauro di tre altari principali nella Chiesa Madre di Turi, grazie anche alla tenacia e alla forza dell'arciprete di Turi, Don Luciano Rotolo, che sono tre altari che sono del XVII secolo, addebitati tutti a Stefano da Putignano, Stefano Pugliese, e qui le do una chicca. Forse siete i primi, anzi, siete sicuramente i primi a saperlo. Chiudiamo con questa notizia. Non so nemmeno se lo sanno in parrocchia. Oltre a questi tre altari, nella stessa chiesa a seguire saranno ristrutturate pure l'organo, la cantoniera, i portoni e la bussola della chiesa. Quindi, ecco, questi sono gli interventi che ci piacciono.
E noi siamo molto felici che associazioni come la vostra possano fare tutto questo sul nostro territorio, non solo a Turi appunto, ma in tutta la Puglia, in tutta Italia, e che possano aiutare e contribuire affinché anche le nuove generazioni con il proprio di disordine possano insomma portare e fare a loro volta cultura. Io ringrazio, perché il tempo è davvero finito per noi, ringrazio Emanuele Ventura per essere stato con noi insieme a Irene Martino e Cosimo Angiulli. Vi ricordo insomma di andare a cercare il programma della rassegna Disordine, perché Disordine non è solo una rassegna ma un vero e proprio atto di resistenza e di amore per un futuro, tutto da scrivere. Ciao.